Siamo in compagnia di Leonardo Baggio, nuovo centrocampista giallorosso. È interessante il tuo arrivo qui a Bra e adesso con calma lo andiamo a capire. Io però voglio chiederti il perché hai scelto questa maglia come prima cosa. Beh, ho scelto questa maglia perché diciamo che mi sento contento e felice di essere qua. Ho comunque accettato la proposta della società, vedo fiducia da parte della società e comunque sono voglioso di giocare e fare un anno fatto bene e diciamo raggiungere un buon risultato, un buon obiettivo col gruppo. Allora, ovviamente ti ha aperto la strada in giallorosso tuo fratello Alessandro, che nel 2020-21 ha indossato la maglia braidese. Ci poteva già essere la possibilità che tu venissi al Bra, poi non si è concretizzata, è arrivata quest'estate. Però, come dicevamo anche prima, tuo fratello ti ha sempre parlato bene del Bra. Sempre parlato bene, comunque di una società buona, sana, è sempre stato bene, un buon gruppo, comunque coi compagni si è trovato bene, diciamo che hanno fatto una grande annata e comunque una grande annata, i risultati si sono visti e è felice e contento. Senti, domande che ti hanno già fatto poche volte, ma com'è essere in una famiglia dove con papà Dino credo che si parli poco di calcio? Diciamo che più che altro non si parla tantissimo di calcio, anche se è strano, ma comunque ci sono sempre magari delle persone interessate, e comunque anche se mio papà si è un po', diciamo, estraniato dal mondo del calcio, c'è sempre gente che gli fa domande, interviste, e comunque riescono sempre a tenerlo dentro, diciamo, questo mondo. Sì, come gli aveva giustamente anche rotto le scatole un certo Danilo Lusso. Senti, il tuo percorso, hai fatto Montebelluna, hai fatto un'esperienza importante al Monza, poi insomma, campionato in Serie D, che percorso è stato il tuo fin qui, Leonardo? Diciamo che io, vabbè, ho iniziato nelle giovanili del Montebelluna in Veneto, poi ho fatto 2 anni a Monza, dove c'è stato il Covid, e dopo sono andato nel primo anno in prima squadra a Varese, dove non ho giocato tantissimo, anche perché ho avuto la pubalgia. Quest'anno sono stato alla Luparense e adesso mi ritrovo qui a Bra, dove non vedo l'ora di iniziare. Certo, Luparense con la parentesi inizio stagione al Chieti. Che giocatore sei, Leo? Beh, io mi definisco un centrocampista, mi piace inserirmi molto, diciamo che sono più di sostanza che di qualità, e magari amo i duelli, comunque i contrasti, e gioco semplice e cerco sempre di farmi rispettare, questo sì. Ascolta, ultimo aspetto, ovviamente non meno importante, cosa ti aspetti da questa stagione? Arrivi in un Bra che ha fatto un campionato eccezionale, secondo posto, semifinale playoff, un Bra con Mr. Flores che è cresciuto tanto e che ha dato spettacolo. Bah, io spero che riusciamo a fare una bella annata, comunque c'è tanto entusiasmo, si sente proprio anche nell'aria, c'è tanto entusiasmo di partire, di fare bene e di arrivare a un ottimo risultato e almeno eguagliare il risultato appena ottenuto di questa stagione passata, non sarebbe male, comunque speriamo molto bene, dai.